Allora, ci può spiegare, insomma, brevemente che cosa è accaduto la mattina in questione? È accaduto che i nostri bambini dovevano partire per una città Bologna. Una volta arrivato il primo mezzo di trasporto, la scuola aveva richiesto il controllo da parte delle forze dell'ordine e della polizia per controllare che fosse a norma, e la polizia ha riscontrato delle gravi mancanze rispetto alla revisione del mezzo, alla sicurezza e alla stabilità, e quindi non ha autorizzato la partenza del mezzo. Abbiamo quindi cercato di ottenere un nuovo mezzo. Le maestre hanno cominciato a chiamare la ditta di trasporti per poter avere un altro mezzo, che è arrivato dopo diverso tempo. Anche questo mezzo è stato controllato, anche il secondo mezzo non ha passato il controllo della polizia, e quindi di nuovo senza mezzo, anzi, ad uno dei mezzi è stato addirittura ritirato il libretto di circolazione perché mancava di revisione. Abbiamo di nuovo, insieme alle maestre, che hanno chiamato nuovamente la società di trasporti per avere un nuovo mezzo. Dopo oramai 2 ore che eravamo lì, è arrivato un altro mezzo che è stato nuovamente ricontrollato dalle forze dell'ordine. Finalmente i bambini sono riusciti a partire. Dalle 8 del mattino che eravamo lì, sono partiti alle 10:40. Ecco, quindi immagino che al di là della brutta esperienza voi vogliate trarre, insomma, una cosa positiva da questo. Insomma, che cosa vorreste, insomma, che da ora in poi avvenisse? Ma innanzitutto che chi si occupa di trasporti controllasse i mezzi e facesse le revisioni necessarie e che fossero comunque a norma quando era di partire. Che la scuola, che in questo caso fortunatamente ha richiesto i controlli inizialmente, da parte delle persone responsabili si prenda comunque la responsabilità di preoccuparsi che le cose poi funzionino come si deve, perché questa mattina, se non fosse stato per la buona volontà delle maestre, noi eravamo con 51 bambini e tanti genitori in mezzo alla piazza, sotto la pioggia, al freddo, ad aspettare che ci fosse un mezzo per far partire i nostri bambini, perché nessun altro della scuola si è preoccupato di fare qualcosa, di prendere se non altro le proprie responsabilità come responsabile, e quindi gestire la situazione. Speriamo che altri che debbano, no, non si debbano trovare nella nostra situazione, perché è stato veramente brutto per i bambini. Brutto per noi genitori, brutto anche per le insegnanti che si sono sentite sole in questa cosa. Bene, quindi insomma, vi auspicate anche che chi mette a disposizione questi mezzi lo faccia in modo idoneo e secondo le normative di legge. Certo, perché sia che si tratti di bambini, sia che si tratti di persone adulte, comunque chi parte vorrebbe tornare a casa.